eccomi con un video haul shopping dell'ultimo periodo. Alcuni capi sono già stati lavati, quindi non ho il cartellino, ma comunque mi sono scritta i prezzi e quindi vi so anche dire il costo. Cominciamo con OVS, dove ho preso tre cosine. Due semplicissimi pantaloni di tuta fatti in questo modo con questo laccino qui. Sono di un tessuto qua e là, praticamente fatto così. È un po' spiegazzato perché vabbè, sono lavati ma non stirati. Qui è un po' strettina, è una sorta di quasi leggings perché aderiscono abbastanza e sono felpatini e io li uso anche per stare in casa, per stare comoda e l'avevo preso tempo fa di un colore blu e ne ho presi altri due, questo di questo grigio scuro, grigio chiaro, scusate, e questi qua neri e li ho pagati 16,99 euro. Dopodiché ho preso un vestitino rosso che fra l'altro era in sconto, costava sui 24,99 e l'ho pagato 20 euro ed è questo qua senza maniche di questo color rosso, abbastanza lungo. Dopo ovviamente vi metto la foto, vedete? È un po' qua è infiancato, fa questo effetto molto carino. E ha questa trama qui a rombo, è molto morbido e ha praticamente la zippa qui sul lato sinistro. Mi è piaciuta molto e anche qua sulle spalline ha questa trama. È un bell'abito e veste molto bene, fra l'altro. Poi sono stata da Pittarello. E ho preso un paio di stivali alti, cioè non sono né alti né bassi, sono una mezzeria. La marca è questa, The First. Il prezzo è 45 euro e gli stivali ve li faccio vedere subito. Sono questi qua. Vi chiudo la zip così vedete un po' meglio. Sono un po'... Sì, hanno un po' di pelucchi, ma li pulisco dopo. Eccoli qua. Sono molto carini perché sono di questo vellutino e hanno questa bella arricciatura sia davanti che dietro. E non sono solita acquistare comunque cose con il tacco. Però vedete una bella stabilità e devo dire che mi trovo molto molto comoda e li ho pensati appunto da utilizzare con i vestitini fatti con quell'abito, ci sta veramente molto bene. Sempre da Pittarello ho preso un altro vestitino di questo color verde qua, vi faccio vedere, che è un verde ottanio. Che ha dietro questo collettino qua che sembra più il davanti, invece è il retro, è un po' particolare, sembra quel collettino da camicia e qua ha questo scollo così rotondo, un po' così che veste tranquillo, che appoggia ed ha qui un po' di balze. E anche questo è abbastanza lungo, ma non riesco a farvelo vedere tutto. Comunque, vi metto sempre la foto. E qui invece ha la zip sulla schiena. E anche questo è veramente molto bello. Non è troppo leggero né troppo pesante. Ha un bel tessuto, insomma, comodo. Passiamo agli acquisti. Vediamo un attimino. Beh, da Golden Point ho preso solo un paio di sono proprio collant, ma sono dei pantacollant in microfibra termica. Sono
da Philippe Matignon, penso si pronunci, che sono questi qua, che sono veramente super coprenti, super morbidi, neri ovviamente, e li ho pagati 24,99. Sì, si vede. Eccoli qua, appunto da utilizzare con delle maxi maglie o dei vestitini, adesso vedremo. Poi in un negozio di casalinghi ho preso due cosine per candele. Allora, li faccio vedere. Ho preso un bicchierino per i votivi delle Yankee Candle. Io non ne ho ancora di votivi Yankee Candle, ma li ho presi in vista appunto dell'acquisto. Questo bicchierino qua di questo color fucsia l'ho pagato 2 euro e è proprio un portacandele molto carino. Ce l'erano anche di vari colori. Lo appoggio qua prima che vada per terra. Poi ho acquistato un broccio essence perché quello che avevo preso dai cinesi praticamente non c'entrava quella candela bianca che si trova da tutte le parti. Non so come mai non abbiano, cioè ho dovuto praticamente rompere la candela per farla entrare, è una cosa assurda. E allora ho preso questo bruciatore qui, questo broccio essence nero che ha appunto le finestrelle qui, la specie di porticina, e qui lato le finestrelle a forma di cuore. Qua ci mettete la candela e qua sopra la tarta o l'acqua con dell'olio essenziale. E questa l'ho pagata 3,90 euro. Quindi molto carina, sì, particolare. L'appoggio qui dietro. Sono stata poi in questo negozio Mixery che c'è appunto all'interno del centro commerciale dove vado di solito io e ho preso una maglia e una camicia. Anche qui allora la camicia è particolare, è una camicia bianca che io non avevo nel mio guardaroba. Ma che è uno dei capi comunque che si dovrebbero avere e adesso ce l'ho anch'io. Allora, questa camicia qua con queste maniche con i due bottoncini, anche qua vedete ha una sorta di riga che fa un po' questo effetto rotondo sulla parte finale. È di questa trama qui che è particolare, vedete, un po' non è liscia, ma questa sorta di, non so, io di queste maglie qua ne ho di simili di prese da H&M, ma aveva intorno il fiocchettino, perché questa qua va portata in questo modo qua, una sorta di fiocco nero bon ton. Vediamo se riesco a farvelo vedere come risulta, che subito l'ho praticamente tolto perché non lo so, non mi piaceva, però effettivamente l'effetto non è male, alla buona, ve lo faccio vedere alla buona perché non è semplice. Eccolo qua. Sì, più o meno è questo il risultato. Eccolo qua. E poi fate conto che sia sotto ho un cardigan nero o un altro tipo di cardigan che ho pensato, insomma. Allora, questa qua l'ho pagata 20,99 euro. Poi un'altra maglietta. L'ho pensata da abbinare a questo cardigan che ha questa zip che io ho preso appunto da The Zenith sì, in questo colore che è nel colore grigio scuro e ho trovato senza andare in cerca, cioè cercavo qualcosa da abbinarci che non fosse
troppo nero che non andasse a spegnere tutto l'outfit, ma ho trovato questa magliettina qua nera con questi pois, vedete, fatta in questo modo. Davanti è più corta e dietro è appunto più lunga. Ecco, si è accesa la luce perché effettivamente è un po' scuretta, però è a questo bellissimo collo, un po' a corpetto, vedete? Ed è sicuramente migliore di questo che indosso in questo momento. Allora, ve lo appoggio qua così. Ecco qua. Vedete, è proprio come se fosse stato creato per essere abbinato insieme. E veramente mi è piaciuto subito e poi è perfetto, insomma. È una magliettina molto morbida, sorta di camicia alla fine. E questa qua l'ho pagata sempre 29,90. Si vede, sì. Ok, e per ultimo, da motivi che fra l'altro io avevo guardato il sito perché ogni tanto mi arrivano per email promozioni e sconti e saldi vari, e avevo visto questa sorta di maglietta, maglioncino maglia, che praticamente era scontata di non so quanto e costavano 29,90 se non sbaglio. Aiuto. Sì, 29,95. Non so lo sconto di quanto era, boh, forse del 30% può essere. E c'erano vari colori e vi faccio vedere sull'attaccapanni perché magari si nota meglio. Ed è questa qua, vediamo, di questo color crema, panna. Insomma, vediamo un attimo, eccola qua. È una sorta di maglietta, maglioncino con sotto questo tulle, questa sorta di tessuto molto leggero, un po' trasparente, vedete? Come se fosse una maglia corta, però ha la camiciola sotto, è tutto ovviamente unito e ha questa arricciatura qua molto carina e lo scollo rotondo. Qua è stato un affarone perché a prezzo pieno costava 75,95 e no, per me sono un po' tantini per una magliettina di questo genere, invece 29,95 mi andava più che bene. Di questa maglia c'era anche color simil bordeaux, no, era quasi un, no, non era un bordeaux, era molto chiaro, sorta di color orchidea. E poi c'era questo grigio chiaro e nera e questo qui, mi pare fossero quattro le color. Cioè, ma se siete interessate, andate pure a vedere sul sito. Questa promozione era valida fino all'8 dicembre. Però credo che questo video verrà caricato dopo, quindi la promozione sarà già finita. Niente, questi erano appunto i miei acquisti di questo più o meno ultimo mese. Niente, spero vi siano piaciuti, di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!